Sei donne che hanno cambiato il mondo. Gli studenti del liceo scientifico Leonardo di Agrigento hanno incontrato al Teatro Pirandello Gabriella Grayson. Oggi ospitiamo la rockstar della fisica in Italia, colei che è definita la donna che divulga la fisica e la ricercatrice scientifica più divulgativa in Italia. Si tratta di Gabriella Grayson, una fisica che ha dedicato appunto alla divulgazione scientifica numerosi libri e opere teatrali. Oggi presenta ad Agrigento un monologo dedicato alle sei donne che hanno cambiato il mondo, da Marie Curie a Rosalind Franklin, e che hanno lasciato la loro traccia in un mondo che è quello della ricerca e della cultura scientifica, che ancora oggi purtroppo è chiuso alle donne, soprattutto ai livelli apicali. Oggi noi vogliamo iniziare un percorso dedicato alle STEM per i nostri ragazzi affinché comprendano che lo studio delle discipline scientifiche non deve essere soltanto uno studio teorico, ma deve dare loro gli strumenti per poter applicare i concetti appresi in teoria. Farlo attraverso un'opera teatrale crediamo che sia una delle migliori opportunità e farlo con una professionista come Gabriella Grayson, che ha ideato e curato il Festival della Fisica in Italia, credo che sia motivo di orgoglio per il nostro liceo. Si tratta di un'attività che, come sappiamo, ha carattere esclusivamente scientifico e che, come diceva Galilei, riguarda discipline quali la matematica e la fisica che rappresentano il gran libro in cui è scritta la natura. Del resto, la tecnologia prodotta ci ha insegnato, è una scommessa che ci insegna che l'uomo è nato e fatto non per vivere da bruto, ma per seguire virtù e conoscenza. Io sono una fisica che porta a teatro le storie dei fisici del XX secolo che hanno creato il nostro mondo. E essere qui al Teatro Pirandello di Agrigento è un piacere, è bellissimo, è tra i teatri più belli che abbiamo. E in particolare faccio il racconto Sei donne che hanno cambiato il mondo, tratto dal mio libro omonimo pubblicato con Bollati Boringhieri, perché penso che adesso sia il momento di raccontare queste sei donne, queste sei scienziate che con le loro vite hanno segnato un percorso per tutti noi. Sono stata invitata dal liceo Leonardo e mi fa molto piacere essere qui e fare questa replica. Io faccio una cosa sola, scrivo libri e porto queste storie a teatro, nei teatri, dunque sono sempre in tour per raccontare queste storie e questa è ormai la mia professione, quindi è una sola, declinata in più maniere, perché uso le contaminazioni, uso un modo di raccontarle che toccano diversi ambiti. Il teatro è un posto dove posso esprimermi, ho trovato il luogo dove poter avere una voce. Così come i libri. Il mio metodo è quello di andare sul posto, ricostruire la storia, esattamente dove è stata vissuta e poi scriverla in maniera romanzata. Attingo dalle storie dei fisici e delle fisiche del XX secolo perché sono loro che hanno creato il nostro mondo e quindi oggi è necessario avere dei riferimenti solidi, saldi, per poter guardare avanti.